Dimitri? Senta, sono per cercare un mio amico. Felice Pasqua. Ma tu? No, no, non è un augurio, si chiama così. Felice Pasqua. Pasqua, Pasqua, Pasqua. Tutti questi Pasqua? No, nemmeno uno. Nemmeno uno? Ma che idiota, dove è andato? Vado a telefonargli. E sarà meglio. Qualcuno desidera del personale un biglietto per il teatro? Aspettate. Sarà bellissimo, vedrà. Io ho un altro impegno. Vado a controllare tu. Signora De Micchi. Mi chiamami signora Natale. Non posso spiegarti tutto. Mi spiegherai tutto in camera. Signora, ma non voglio riflettere su quello che stiamo facendo. No, prima... No, ho già riflettuto. Sono sicura di quello che faccio. Così doveva essere. Sì. Un impulso pazzo, calma, improvviso. E calma, signora, mica un suicidio questo. Ma sai cosa Vado nella boutique dell'albergo. Controllo una stupenda camicia notte sexy. Tutta per te. Ma non le uso. Arrivederci, dottor Natale, lietissima di averla incontrata. E spero che il suo soggiorno qui a Roma sia di suo gradimento. Tutto bene? No, no, è tutto olio come liscio. Senta, se viene mia moglie, non la faccio accompagnare. Mica, perché mia moglie non ama essere accompagnata, non ama aspettare. Mia moglie è sexy, ma non gli piacciono le ragazze, no? E mi sa, insomma, no? Ma con me invece è un tesoro. Io vado. Mi dia un'altra stanza. Ma se non l'ho ancora vista. Non la voglio neanche vedere. Cosa c'è che non vale la stanza? Per via del numero. Cos'è il numero? 650. 650 è troppo vicino alla 648? Sono proprio attaccato. È nella 648 c'è Dimitri. Riconosce il dottor Dimitri. No, Dimitri è un politico, io non voglio avere niente a che fare con i politici, niente. Mi dia un'altra camera perché non è possibile. Senta, mi dispiace dottore, ma purtroppo non abbiamo altre camere per questa sera. Quindi si accontenti di questa e mi raccomando, non tratti male il dottor Dimitri. Finché nel nostro albergo. Grazie. Almeno hai fissato la stanza. Sì, eccolo qua. Ma è 650. 650 sì. Euro, è cara. 650 è il numero. No, 650 vicino, certo. 650. Vabbè, vuol dire che faremo piano piano. Ma scherzi, ma perché non vai al ministero? Io chiamo la Rolandi e gli dico l'appuntamento. La situazione è incasinatissima. Stai scherzando? Piuttosto vai a ordinare subito champagne e sedici al salmone, vai. No, grazie, mi sento solo stomaco. Ma non è per te, scusa. Ok, quindi... Felice Pasqua. L'ho trovato finalmente. No, conoscente. È mio amico. No, è questo che cercavo di dirle, no. Non sono Felice Pasqua. Lei non è Felice Pasqua. No, sono Natale. Sono quello che cercavo di dire. Si assomigliano come due facce. È sorpreso. L'avevo detto io, sarebbe rimasto sorpreso. Ma certo, e come dicevo poco fa al direttore, un Natale non può vivere accanto ad un Dimitri. Pare che ce l'abbiano i politici. Non è solo. E quindi meglio io vado. L'ho visto da dietro, identico, due gocce d'acqua. Dimentica. Qualcuno si dovrebbe preoccupare di parlare con qualche un altro di me. Eh sì, perché
Natale è arrivato, Pasqua non c'è, Pasqua non verrà, Natale. Ah! È un altro particolare che riguarda me. Mudge, medico generico sono io, medico generico di Norcia, M.G. Ah, la sua cartella clinica non parla, non dice proprio niente di buono. La visiterò più accuratamente e cercherò di salvarla.